Per Turandot, spiegami un po' questi primi costumi. Questo era quello che si pensava fosse il primo per il primo per l'apparizione? Anche perché il bagaglio può celare, diciamo, no? So this is the idea for the first apparition of Turandot. And this is for the second one, for the aria. E questa sarebbe un collo intorno così? Questo è di Georgette, ok. E questo invece è rigido, tutto ricamato. Ricamato. Oggi, avendo già visto qualche bozzetto di Roberto, è straordinario, perché vedo il lavoro di un artista straordinario. Ma veramente è quasi uno shock. Bellissimo. Questo è stupendo, sono tutti stupendi, ma questo è assolutamente stupendo. I love it. Fantastic. I love all this geometric. Yeah. Questa è una seta micado, un tessuto forte, rigid, e anche questo di seta di questo tutto. Stesso tessuto? Ok. Sì, che non è lucidissimo, ma è luminescente. Non vedo l'ora di vederli nei costumi, perché questi sono colori vivaci, sono strapieno di vita, sono strapieno di personaggio, di carattere, e questo ho visto già nei bozzetti. Non vedo l'ora di iniziare su questo progetto. Guardi, la Turandot mi ha affascinato sempre perché è un'opera particolare, una favola che non è favola, e perciò l'ho fatto con molta spinta. Perché avevo cominciato a disegnare degli abiti per la Turandot prima che me lo chiedessero. Pensi che destino strano. Ma io sono qui in casa di Roberto Capucci, questa bellissima casa nel centro di Roma, che ho già visitato qualche mese fa, perché il nostro comune amico Daniele Cipriani mi aveva parlato di una possibilità che uno dei più grandi stilisti di moda che ci sia mai stato, come Roberto Capucci, facesse un'opera lirica, perché nella sua vita ha fatto qualche piccola cosa, ma mai un'intera opera lirica. Allora sono iniziate le visite a Roberto Capucci, ora sono qui per la visita finale, perché ha accettato finalmente di fare una nuova Turandot al Teatro Petruzzelli di Bari. Possiamo dare nei prossimi giorni l'annuncio di questa produzione? Can we announce this in the next few days? Poi quando mi è arrivata la proposta, mi sono buttato su Turandot, perché effettivamente è un personaggio che mi affascina. Ma questo potrebbe essere utile per bello. Sì. Questo è bellissimo. Perché cioè, almeno il pubblico vede una cosa. And then you can check it off. Dobbiamo non deluderlo. Non credo che... Non credo, dopo tutti questi bozzetti, che avremo deluso il pubblico. Vedendo i bozzetti del maestro Capucci mi sono ispirato tanto dai colori, dei lati geometrici, della fantasia. Questo signore è una fantasia enorme. Tanta fantasia c'è in questi costumi. Tanta. It's a lot of imagination. Fino che dura, bene. Io lavoro così, se sono costretto ad altri estremi non riesco a lavorare bene. Perciò l'idea era della libertà assoluta. Poi il regista doveva vederli, giudicarli, e oggi credo che è stato molto contento. Adesso, vedendo tutte queste cose, noi torniamo a casa, ci pensiamo, mettiamo forse qualche idea dentro, così con questi colori forti, queste immagini geometriche, eccetera, c'è da vedere alla grande. È Liu. Una proposta Liu. Ok. Anche prego. Rimani. Calaf. Questo l'ho ripreso da un vestito che ho comprato a Hong Kong. È tutto ricamato, rosso. Ti adoro questi pantaloni. Stupendo. Su ogni costume un'idea chiara, un personaggio chiarissimo. È l'inizio di un discorso, e questo discorso è un discorso teatrale che ce l'abbiamo tra di noi artisti. Vedendo lavorare insieme il regista Paul Curran e Roberto Capucci, oggi ho capito che, dopo aver visto tante belle Turandot nella mia vita,
probabilmente questa sarà la più bella di tutte. Un messaggio ai spettatori di vedere questo spettacolo, di vedere un Turandot con un livello artistico altissimo, sia vocale e musicale che anche scenografico, perché abbiamo i costumi e la fantasia di uno dei più grandi artisti nella storia dell'Italia, e questa è una cosa molto rara. E allora venite pure. È la mia vita, disegna la mia vita.